oltre ai premi, quindi i quattro premi che vi abbiamo chiesto di assegnare, avete deciso di assegnare una menzione speciale. Ma sì, mi è sembrato giusto, visto che in fondo è il mio lavoro, dire che Alessandro Lanciato, che ha fatto la fotografia di Emilio, di Angelo Cretella, meritava una menzione, perché secondo me con evidenti pochi mezzi a disposizione, cioè con delle lampadine, con delle piccole luci, è riuscito sia a creare un'atmosfera fantastica, fantastica nel senso di fantasia, e contemporaneamente è riuscito a dare un'immagine molto, molto realistica alla storia che stavano raccontando. E quindi io, quando vedo queste cose fatte con questa semplicità e con questa, poi invece con questa cura, perché poi invece le inquadrature sono molto curate, le luci si capisce che sono molto precise, hanno anche un senso, allora ecco, mi commuovo. E quindi mi sembrava giusto, anche se non era un premio previsto, sottolineare l'aspetto di chi poi sta al fianco dei registi, perché poi sì, ovviamente i film sono dei registi, ma l'alchimia che si crea poi tra regista e direttore della fotografia è una cosa che è veramente interessante dal punto di vista umano. Ecco, si capisce che quel regista e quel direttore della fotografia vanno d'accordo, si capisce che le scelte sono scelte condivise, e questo è molto bello, si vede benissimo.